Dragon Ball come non lo avete mai visto. Storie nuove, possibilità inedite, ecco cosa sono i rami What If della modalità Episodio Battaglia. Caricate Laura e seguiteci per scoprire tre grandi What If della storia. Ma prima iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati su Dragon Ball Sparking Zero. Episodio Battaglia è la modalità storia di Dragon Ball Sparking Zero e vi permette di giocare nei panni di personaggi molto amati del mondo di Toriyama. Oltre a riassumere vicende e archi narrativi canonici, però, la storia fa di più. Offre diversi what if per ciascun protagonista, ossia diramazioni alternative rispetto a quelle che i fan dell'anime conoscono. Certo, ci sono dei what if che si risolvono in fretta, ma anche serie di eventi più complessi, davvero appassionanti e in grado di sorprendere. Prima di cominciare potreste chiedervi: come ottengo l'accesso a questi contenuti? Specifici scontri in Episodio Battaglia sono contrassegnati da un bollino verde che mostra un bivio. In generale bisogna soddisfare le condizioni secondarie proposte da queste lotte, come sconfiggere un nemico rapidamente, ed ecco che vi si apriranno le porte di sviluppi narrativi inediti. E adesso parliamo dei tre what if che ci sono piaciuti di più. Sconfiggendo Radish rapidamente nella battaglia finale, vediamo un malmenato fratello di Goku morire per mano del Makan Kosappo di piccolo, ma senza che il Saiyan gentile debba sacrificarsi per tenerlo fermo. In sostanza Goku non perde la vita, resta sulla Terra e continua ad allenarsi in vista dell'arrivo di Vegeta e Nappa. Quest'ultimo si dimostra un avversario più temibile per il protagonista, che non ha imparato il Kaioken e riesce a eliminare Piccolo, il che vuol dire niente più sfere del drago. Spintosi più volte al limite, Goku diventa più potente e dopo aver sconfitto Nappa affronta Vegeta e lo mette in difficoltà. Il principe è furioso, si trasforma in grande scimmia e uccide Krillin. Mentre il bestione sta per schiacciare il corpo del suo amico, però, Goku esplode di rabbia e risveglia prima del tempo la sua forma Super Saiyan. Vegeta non può nulla contro l'avversario trasformato e mal ridotto lascia la Terra pieno di rabbia. È stato del tutto surclassato da un Saiyan di rango inferiore. I due si rincontrano su Namek. Vogliono le sfere di Polunga per motivi diversi, ma stavolta anche Vegeta è un Super Saiyan ed è stato lui a eliminare Freezer. Da qui, scontro finale tra il principe e Kakarot, entrambi trasformati. Bello, no? Ah, un ultimo appunto. Non perdetevi la mini saga alternativa di Freezer. Del gigantesco potere di Gohan siamo tutti a conoscenza. Sappiamo pure che le sue ambizioni accademiche e professionali lo hanno allontanato dai combattimenti in più occasioni, facendogli perdere parte delle sue grandi capacità. In questo What If, nella sua storia lo vediamo sconfiggere rapidamente il Freezer resuscitato di Dragon Ball Super, il quale non riesce a superare Gohan nemmeno trasformandosi in Golden Freezer. Il Saiyan vince la battaglia, dimostrandosi un serio difensore della Terra anche senza l'aiuto di Goku e Vegeta. Per la salvaguardia della piccola Pan, di Videl e di tutti i suoi cari, l'eroe capisce di dover tornare subito ad allenarsi e raggiunge il pianeta dei Kaio per estrarre tutto il suo potere latente. Diventa sempre più forte finché un bel giorno il Trunks del futuro non torna a far visita a lui e ai guerrieri Z, per parlar loro di una nuova minaccia che poco dopo entra in scena. No, non è Black Goku. Ma Black Gohan con Zamasu che, vista la sua gigantesca potenza, ha scelto di impossessarsi del corpo del primogenito di Kakarot. Che cosa succede da qui in poi? Trunks e Gohan affrontano eroicamente Black e Zamasu, e infine la loro fusione, che poi riescono a sigillare con la tecnica della Mafuba. Emozionante, senza dubbio. Dopo aver dimostrato il proprio valore contro Black Goku e Zamasu, il Trunks del futuro può decidere di passare altro tempo con Vegeta, Bulma e i suoi amici prima di tornare a casa. Il ragazzo abbraccia intensi allenamenti e infine viene scelto per combattere al torneo del potere nella squadra dei guerrieri dell'Universo 7. Nella competizione del multiverso, che Trunks vuole vincere per far tornare in vita i suoi Gohan, Vegeta e gli altri con le super sfere del drago, ci sono due ulteriori ramificazioni. In una, il ragazzo lotta al fianco di numero 17, imparando a conoscere un guerriero del bene, lontano dalla sua controparte malvagia del futuro. Si ritrova quindi a fronteggiare Jiren,
pure lui intenzionato a usare le sfere in modo egoistico per far tornare in vita i propri cari e decide così di anteporre il ripristino degli universi cancellati al suo desiderio originale. Alla medesima conclusione giunge anche nell'altro ramo, quando, assieme a Vegeta, affronta la forma finale da distruttore di Toppo, la cui furia cieca rappresenta tutto ciò che Trunks ha sempre cercato di contrastare. Sconfitti gli avversari, decide di soddisfare il desiderio del padre, riportando in vita un numero incalcolabile di vite e lo stesso Kaba, affezionato discepolo di Vegeta con cui Trunks aveva combattuto poco prima. Potremmo raccontarvi altro dei What If, ma vogliamo lasciare a voi il piacere di scoprirli. Intanto vi chiediamo, questi tre vi sono piaciuti? E quali sono i vostri preferiti? Ditecelo nei commenti.